Io ci faccio vedere le cose brutte adesso. Io faccio vedere in realtà adesso qual era la realtà italiana, okay. Quali sono le nostre città e qual è, diciamo appunto, come sono messi i nostri parapetti nelle città. Ok, dove mi devo posizionare? Benissimo, prego. Allora, innanzitutto mi presento, io sono William Batti, sono l'area manager del Nord Italia di Paraone. Come dicevo appunto, oggi vi mostro uno spaccato in realtà di quella che è la qualità e la sicurezza che abbiamo nelle nostre città sui balconi. In realtà la sicurezza sui balconi è una problematica che nessuno di noi ha mai guardato fino al 2020. Dal 2020 in poi abbiamo scoperto di avere un balcone in casa, quindi siamo usciti, stavamo tanto appunto sui nostri balconi, ci siamo resi conto che in realtà i nostri balconi non erano poi così sicuri come ce li aspettavamo. Quindi appunto alcune domande fondamentali: può essere pericoloso un parapetto? Sì. Quanto può essere pericoloso? Soprattutto parliamo in caso di incidente, di chi è la responsabilità? E poi, naturalmente, poi alla fine andiamo a vedere come evitare poi le varie problematiche. Bene, adesso vi faccio vedere qualche immagine di fatti realmente accaduti, ma basta aprire qualsiasi motore di ricerca e andare a scrivere incidenti, parapetti, ok, vedete invece una miriade di casi. Qui Ischia vola nel vuoto dalla balaustra. Davanti, così tipo un bambino di 9 anni cade dal balcone. Questa è un'altra tipologia. Questo è un filmato che purtroppo è diventato virale, una coppia di Torino che litigava sul balcone e sono finiti di sotto tutti e due. Come dicevo, se andate su qualsiasi motore di ricerca e scrivete queste parole, viene fuori l'infinito. Quindi cosa vi volevo mostrare? Appunto, qual è lo stato dei parapetti oggi in Italia. In Italia oggi, forse questa è ancora una zona dove magari è un pochino più curato, ma se andiamo nelle città ci rendiamo conto veramente, soprattutto se andiamo a parlare di edifici dagli anni 40-50 fino ai primi anni 90, abbiamo parapetti che io personalmente avrei paura ad avvicinare. Quindi, perché questo? Perché abbiamo strutture arrugginite e qui soprattutto quando si va a fare la riqualificazione magari si rifà la facciata, si mette il cappotto, tante volte qui gli danno una mano di vernice, non vanno a vedere che è veramente un problema questo, perché purtroppo nel senso, nessuno va a vedere la sicurezza di un parapetto. È un parapetto di vetro, gli si dà una passata e via, torna come nuovo, anche perché le leggi italiane ce lo consentono. E se io vado a fare una sistemazione di una facciata di un edificio e il parapetto non lo tocco, ma lo vernicio solamente, io non devo rispondere a nessuno. È un vecchio parapetto, risponde alle norme che c'erano quando è stato costruito, quindi anche se è fatiscente e arrugginito, che io che vado a fare la manutenzione, vado a rifare la facciata, non ho responsabilità. Diverso se io quel parapetto lo vado a toccare, cioè se io quella parte arrugginita prendo e vado a saldare un pezzo di ferro per ripristinarla, a quel punto sono costretto a rimettere in sicurezza e a certificare tutto il balcone. Quindi è per quello che la maggior parte delle volte viene lasciato così. Oppure vetri retinati. Questa tipologia di parapetto, se vi guardate nelle città, è pieno. Il retinato è, tra virgolette, illegale in Italia dall'89. Perché? Perché cosa succede? Che è un vetro che viene praticamente armato con delle lastre in ferro, col tempo il ferro arrugginisce e va a rompere, va a fare le crepe sui vetri. In più va a intaccare la struttura poi che viene sul vetro. L'anno scorso a Torino mi sono trovato in una situazione dove hanno usato delle regge, quelle che vanno a
locali bancari per tenere sui vetri. Siamo veramente, questa purtroppo è una delle situazioni che abbiamo in Italia. Ci venta malorato, quanti di queste quanti ne abbiamo? Perdi a vista, addirittura negli anni 70, 60, 70 si prendeva il parapetto e lo si annegava direttamente nel getto. Quindi cosa abbiamo in questi casi? Appunto, il parapetto è pericoloso, le persone appunto possono cadere, addirittura si possono staccare dei pezzi, per esempio come il cemento, ci sono dei pezzi che possono staccarsi e poi andare nella sala sottostante. Le responsabilità, questi sono i vari attori che sono poi responsabili in base a appunto, se è un vecchio edificio, se è un nuovo edificio. Comunque, tra queste responsabilità, l'unica fortuna che può avere uno di questi è che alla fine c'è un giudice che decide. E il giudice può dare responsabilità a chi l'ha costruito, può dare la responsabilità al direttore lavori, all'amministratore stesso, perché se andiamo a vedere, per esempio, le parti condominiali di un edificio, ne risponde l'amministratore. E appunto, le principali cause, se andiamo a vedere al mercato, al momento le principali cause dei parapetti non hanno al momento è che purtroppo in Italia ci sono le norme specifiche, poi ve le mostro, ma come sempre da buoni italiani abbiamo sempre il modo per girarci intorno e per trovare magari norme o vecchie o europee, o si gira sempre intorno per non andare poi a certificare realmente queste tipologie di valore. Qualche anno fa non c'erano neanche le normative. Le normative, per esempio, sui parapetti in vetro sono del 2017, quindi sono abbastanza recenti. Pacchetti tecnologici, una volta usavano il paletto in ferro, lo andavano a negare, saldavano, e più poi la manutenzione in Italia non c'è. In Italia siamo forse uno dei pochi paesi dove in un condominio sono tutti proprietari. All'estero la proprietà di un condominio è di una persona, di una società, e poi sono tutti in affitto, quindi è più facile anche fare manutenzione. In Italia, purtroppo, quando ci troviamo in un condominio, abbiamo 50 inquilini, 50 proprietari, e abbiamo fatto anche diverse poi riunioni condominiali, è difficile poi andare a convincere tutti di sostituire balaustre o che balaustralmente solo ci stava facciamo. Quindi la posa in opera era quella che era, manutenzione non se ne fa, e spesso, e questo succede ancora adesso, il parapetto è l'ultima cosa che viene presa in considerazione quando si progetta l'edificio. Soprattutto quando si costruisce, anche essendo l'ultimo prodotto che viene installato, è quello dove alla fine l'impresa va a vedere il prezzo. Sono arrivato alla fine, ho fatto tutti i lavori, devo fare il parapetto, i fondi sono finiti e paghiamo. Quindi, come si fa ad avere un parapetto a norma? Allora, innanzitutto dal tempo. Anche qui siamo nella giungla delle norme italiane. A livello nazionale abbiamo un parapetto che deve essere alto un metro. Però poi abbiamo ogni comune, ogni regolamento di igiene o di vigile del fuoco che cambiano l'altezza. La regione Lombardia ormai ha quasi tutto 110, il comune di Jesolo fa 110 fino a un piano, poi cambia in base a man mano che si sale nei vari piani. È difficile per chi deve fare un lavoro andare a capire che l'altezza. Noi di base lavoriamo col 110, ormai il nostro parapetto standard è alto 110. Andiamo a vedere quella che è la spinta che deve avere, la resistenza alla spinta. 200 kg di partenza, quindi 200 kg al metro è la spinta minima che deve avere un ambiente residenziale non soggetto ad affollamento. 300 kg invece è la resistenza minima che deve avere un parapetto dove c'è affollamento, che non è residenziale pubblico, perché potrebbe essere anche paradossalmente anche un ristorante dove ho una sala chiusa e ho 200 kg, ho una terrazza all'aperto diventa 300. Quindi bisogna sempre andare a valutare la destinazione. Più dobbiamo sempre considerare il 50% del fattore di sicurezza. Quindi 200 diventa 300 e 300 diventa 450. Altra cosa fondamentale è la resistenza all'urto, che non considera mai nessuno. È la parte più importante, perché quella poi che deve reggere
furto proprio di persone o di oggetti, o paradossalmente li abbiamo testati per esempio in un aeroporto a Milano anche contro l'uso di macchine. Poi lì c'era il vuoto, c'era la possibilità che ci volasse giù qualcosa. Quindi queste sono le prove che noi facciamo al nostro laboratorio, prova di spinta e prova di tutto. Queste sono le norme che ci sono attualmente in Italia sui brevetti, sono le uniche. Allora, quello più importante è sempre l'NTC, il decreto ministeriale 2018, questo è quello di partenza. Poi abbiamo la 11.7697 che parla di tipologia di metodo utilizzato nei brevetti. La 11.678 è una norma che abbiamo voluto e abbiamo insistito per averla perché dice come vanno fatte le prove sui parapetti. Pensate che testavano i parapetti a 2 metri, collegando un corrimano a destra e a sinistra, il test era quello. Peccato che poi lo stesso parapetto veniva montato su magari un tiro di 20-30 metri e non aveva la stessa resistenza. La 10.809 invece è importante perché parla di altezza, scalabilità e attraversabilità, la famosa sfera da 10 cm che non deve passare. Quindi appunto qualsiasi prodotto che non è conforme a queste norme non è adeguato. Come dicevo, c'è chi prende norme europee, chi prende norme precedenti, queste sono le uniche norme sui parapetti in Italia. Quello che vi mostro adesso è, forse l'avete già anche preso al nostro desk, questo è un progetto proprio nostro che è nato da cantiere. Cioè, noi ci siamo ritrovati con tanti anni di cantiere a confrontarci ogni volta con gli attori che ci lavorano. Il guainista dice la sua, poi dopo arriva quello che deve fare il cappotto e dice come fare. E mai si riesce poi a mettere insieme le persone. Allora l'abbiamo fatto a monte. Abbiamo contattato primarie aziende appunto che lavorano nell'edilizia, quindi ILTI per i fissaggi, Index per quanto riguarda poi gli isolamenti e le resine, e altre aziende poi che fanno scarichi acqua e altre tipologie di materiale, abbiamo messo insieme e abbiamo creato una propria guida alla progettazione. Qui c'è proprio tutto il nodo balcone, quindi la coibentazione, la guaina come devi girare, il tipo di resina. Questo è praticamente, e poi ci sono anche tutti i nodi in DVG, in modo che lo potete prendere e inserire direttamente nel progetto. Logicamente è una base, poi ogni cantiere, ogni progetto ha le sue specifiche, quindi lo prendete come esempio e poi noi siamo disponibili sia come tecnico sia come presenza sul territorio, abbiamo diverse persone sul territorio a darmi una mano poi a sviluppare il nodo specifico. A questo punto sono alcune immagini che ci sono qui, sono arrivato come sempre lungo. Questa appunto è un'altra tipologia. Allora vado molto rapido e vediamo i principali vantaggi nell'installare un parapetto dentro. Innanzitutto il valore, l'aumento del valore dell'immobile. Questi parliamo di ristrutturazioni, come potete vedere prima e il dopo, la differenza. Quando si va magari a rifare una facciata, se si va a rifare anche il parapetto, cambia completamente anche l'immagine di fatto. Possibilità di avere vetri alti. Immaginate di avere un terrazzo e avere una protezione a 1,50 m d'altezza. Se ci mettete un parapetto in ferro con le bacchette a 1,50 m, sembra di stare più giù. Barriera al rumore. È comunque una paratia. Più si riesce ad alzare la quota del vetro, più insonorizzazione poi avremo nelle nostre case. Barriera al vento, questa cosa, io nel mio terrazzo ho un vetro a 150, riesco a mangiare fuori tranquillamente senza avere poi l'aria, quindi la mattina. Recinzioni esterne, questo soprattutto nelle zone marine se ne fanno parecchie, resti dell'aria piero soprattutto perché poi si dà l'accesso alla possibilità poi all'hotel. La vista, questa verrà mostrata anche qualche foto stamattina mio collega, e varie tipologie di scelte che ci sono, quindi il tutto vetro,
classico parapetto con i paletti e con il vetro, usciremo poi prossimamente anche con un sistema parchetto sempre in alluminio, questo appunto è un prima e dopo, questa è sempre un'altra immagine di com'era prima questo palazzo di Milano e com'è è venuto dopo. Questo era un disastro che c'era su Torino, questo ci vorrebbe del tempo solo per spiegarvi come era messo questo edificio prima di essere riqualificato, però poi siamo riusciti a montare questa tipologia. Qui addirittura siamo andati a testare il sistema direttamente in cantiere. Questo lo facciamo spesso quando non siamo sicuri di, esatto, dell'ancoraggio, di cosa abbiamo sotto, andiamo a fare questa cosa. Montiamo un piantone in cantiere direttamente, andiamo a fare una prova. Delicati profili lo facciamo di default, questo perché almeno lì dobbiamo essere più sicuri. Nel residenziale, quando ci sono situazioni critiche, poi andiamo a fare. Personalizzazioni, quindi sull'alluminio e sul vetro, animali. Noi abbiamo un vetro davanti e i nostri animali non possono scorgersi. Qualcuno ha fatto un recinto per il cane sui terrazzi col vetro. E in più zero manutenzione. Quindi l'alluminio, abbiamo comunque tutte le certificazioni sia per la verniciatura sia per l'organizzazione, il vetro è vero. Non c'è più manutenzione, quindi prodotti a zero manutenzione. Potrei essere arrivato qui, possiamo stracciare anche questa parte. Ricordo, se non siete già passati al nostro desk, se passate trovate poi la nostra documentazione. Qualsiasi cosa, comunque, il nostro ufficio tecnico o anche noi sul territorio siamo poi disponibili a darvi una mano a fare. Grazie a tutti.